Stiamo espatriando, stiamo andando in Svizzera. Viaggione proprio. Viaggione. Boom. Wow. What? Bye. Siamo quasi pronti, ci stiamo preparando per iniziare questo tour di Sorengo e Lugano. Facciamo la doppia ripresa? Stiamo passeggiando per le viette del centro storico di Sorengo. Sorengo è una città del distretto di Lugano nel Canton Ticino in Svizzera e siamo qui oggi perché qui nel 1977 è nata Michelle Hunziker. Ha vissuto poi in Svizzera fino ai 17 anni, si è diplomata in lingue straniere, ha studiato danza moderna e la carriera nel mondo dello spettacolo l'ha iniziata quando si è trasferita con la madre a Bologna e si è approcciata al mondo della moda. Le prime sfilate milanesi, tante soddisfazioni, ma ancora non è arrivato il successo, non è arrivata la notorietà, finché non è stata notata Michelle grazie a una campagna pubblicitaria di un noto marchio di intimo, e quindi da lì sono arrivate le prime esperienze cinematografiche sia in Italia che all'estero, e nel 1994 la vediamo per la prima volta sul piccolo schermo. La trasmissione televisiva è Buona Domenica e lei era pensata concorrente di Miss Buona Domenica, ed è il 1994. Prima di scendere da Sorengo e andare verso Lugano è arrivato il momento di svelarvi cosa assaggeremo oggi. In un'intervista al quotidiano Leggo durante un evento a Italy a Milano, Michelle Hunziker ha raccontato alcune sue esperienze culinarie e alcune sue abitudini. Ha raccontato per esempio di amare cucinare per la sua famiglia quando è a casa, ha raccontato di dividersi i compiti volentieri con la figlia Aurora in cucina, ma soprattutto alla domanda qual è il tuo piatto preferito ha dato una risposta secca. In passato, al Corriere della Sera, aveva dichiarato di amare gli spaghetti al pomodoro, ma in questa occasione ha risposto che il suo piatto preferito è l'osso buco con il risotto alla milanese. E quindi noi oggi andremo ad assaggiare questo osso buco con risotto alla milanese. E io la passo a sugo. Forse. Noi sappiamo che c'è questo buco. Bellina Sorengo, eh? Sì, caruccia. Qui siamo, abbiamo visto Sorengo, questa è la zona di Gentilino. E adesso scendiamo invece verso Lugano Centro. Andiamo a fare colazione? Bravissimo, andiamo a fare colazione. Andiamo a fare una colazione che è con un dolce tipico svizzero che viene usato come colazione o merenda, che è la torta di pane. No, buona! Mi sono fatto malissimo nel frattempo. La torta di pane, sì. Quella torta che c'ha il pelo specifico del piombo. È quella torta che ogni fetta sono 2 kg. Dobbiamo riuscire a trovare il parcheggio del LAC. Che secondo me è, allora il LAC è questo. Ok, macchina parcheggiata. Andiamo? Direi che andiamo. Meno 3, eh? Ragazzi, siamo in centro, alle mie spalle c'è il LAC sotto il quale noi abbiamo parcheggiato,
che è un punto importantissimo, focale per la città di Lugano, perché oltre ad essere un famosissimo perché il LAC, oltre che essere un famosissimo museo, è un polo di divulgazione culturale, di arti visive, teatrali, musicali, eccetera, eccetera. E di fronte c'è il lago. Guarda, questa qui che abbiamo di fronte è Piazza Luini. Questa è la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Dentro c'è un affresco del Luini che è riconosciuto come uno dei capolavori del primo Rinascimento. Lui tra l'altro è stato anche allievo di Leonardo. E di fronte a noi il palazzo dove c'è Louis Vuitton. Pensa che Louis Vuitton è riuscito a prendersi uno spazio in un palazzo che è considerato come palazzo storico, è il palazzo del 1800. Bello. Oh, allora stiamo entrando in via Nassa. Via Nassa è la via dello shopping, quello di lusso, qui a Lugano. È in realtà una via, sia questa che le vie limitrofe, sono caratterizzate da questi grandi porticati che storicamente una volta servivano ai mercanti, ai pescivendoli, per esporre la merce, in modo che sia la merce sia i clienti fossero al riparo. Tra l'altro è considerata, ecco, per i ticinesi, via Nassa è considerata la piccola Monte Napoleone. Molto bello il centro di Lugano. Quella in cui ci troviamo adesso, ragazzi, è via Pessina, che è un'importante piazzetta di Lugano, perché qui vengono storicamente, è il posto dove vengono i luganesi a fare la spesa alimentare di qualità. E tra l'altro qui di fianco c'è il Gran Caffè dove siamo entrati prima, e qui dal 1937, ma non hanno la torta di pane, ma l'abbiamo trovata qui da Gabbani, quindi adesso ce la mangiamo on the road. Grazie. Ciao. Grazie mille. Allora, due fettine di torta di pane e due bottigliette d'acqua, 12 franchi e 80. Sì. Quindi più o meno 12 euro. Sì, non è proprio tantino. non è economico. No, però deve essere buona, Meravigliosa. È una ricetta del 1937. Che nasce come ricetta povera, no? Da fare con gli avanzi, e in realtà poi diventa una delizia. Molto buona. Mamma mia che buona. Facendo adesso dopo colazione questa bella salita, perché qui in fondo sulla sinistra c'è la cattedrale San Lorenzo, che affaccia sul panorama di tutto il lago. Ma non per smaltire la torta? No, per vedere il panorama. Poi quando hai finito di far finta di lavorare, ehi, se ne è neanche accorto. Questa è la cattedrale San Lorenzo, che nasce su una precedente basilica romanica di cui è rimasto il campanile, mentre la facciata è in stile rinascimentale del 1517. Allora, ci eravamo lasciati tornando a parlare di Michel Hunziker al 1994. Non ci credo. Cos'è? Guarda. Wow! Questa è una roba meravigliosa! Sembrava una cabina telefonica. E invece, ragazzi, è piena di libri. Bellissimo. Dicevamo che l'abbiamo vista a Maidregol con la Jalapas Band, l'abbiamo vista su Rai 1 al fianco di Paolo Bonolis, e a un certo punto viene chiamata a
a Canale 5 a presentare Paperissima Sprint. Diciamo che quello è il momento in cui la sua carriera inizia una scalata, perché poco dopo, nel 2000, Michel Hunziker approda al famosissimo programma di cabaret, forse il più famoso in Italia, Zelig, su Italia 1. Ma il momento del coronamento della carriera televisiva di Michel arriva nel 2007, quando Pippo Baudo la sceglie per stare al suo fianco alla presentazione del Festival di Sanremo. E a questo punto ormai Michel è diventata quella che conosciamo tutti oggi. Dopo vi racconto anche delle curiosità su Michel. Io sono rimasto impressionato dalla cabina telefonica con i libri. Siamo al ristorante argentino dove stiamo per assaggiare i piatti preferiti della Michel Hunziker. Il nome argentino non è perché fanno mangiare argentino, ma perché il proprietario nel 1930, quando hanno aperto questo ristorante, arrivava dall'Argentina, pur essendo italiano, se non ho capito male, ma ha voluto dare il nome argentino per amore di quella terra. E ora però mangiamo. Adesso assaggiamo. Michel. Assaggiamo i piatti della Hunziker. Yeah. Allora abbiamo qui l'osso buco con risotto milanese. Grazie mille, lo assaggio io. Grazie. E qua abbiamo lo spaghettone di Gragnano con il pomodoro fresco e basilico. Grazie mille. Grazie. Ecco qui la nostra vegetale pizza al tagliere, servita su un tagliere di legno, e questo qua, in questo caso abbiamo una margherita. Grazie mille. Prego. Michel, io sono pronto, però voglio fare una cosa, voglio fare un bel boccone di tutto insieme. Com'è il risotto con l'osso buco? Uno spettacolo, veramente buono, un piatto unico, un primo con carne, è molto delicato, molto equilibrato come sapore e c'è tutto, buono, mi piace, bravi, bravi. Spaghettone al pomodoro, perché, come abbiamo detto prima, in realtà in un'intervista passata al Corriere della Sera Michelle aveva detto che lei si coccola con gli spaghetti al pomodoro. Riuscirò a non macchiarmi la camicia? Ve lo auguro, perché abbiamo ancora tutta la giornata in giro. Non me lo dire. Super classico della cucina italiana, se fatto bene è un piatto che non invidia niente a nessun altro piatto, ed è fatto bene, ragazzi. Questo è il pranzo alle stelle Michel e quindi noi adesso mangiamo. Buonissimo Michel, brava, cioè brava non tu che l'hai cucinato in questo caso, brava per la scelta. E adesso siamo all'assaggio della pizza che ci hanno gentilmente omaggiato. È una pizza margherita, io direi, sto già partendo. È tanta roba, assaggiala. Ciao. Beh, gran bel pranzo. Poi il cameriere di Rizzone, simpaticissimo. Stiamo girando un po' le viette del centro. Lugano ha questa caratteristica di avere tre anime diverse, no? Quella dello shopping di lusso, quella più romantica delle vie del centro e quella più turistica del lago. Queste tre anime che si incontrano in centro città. Guardate chi c'è dietro di me. C'è Aurora, che tra l'altro anche lei è nata qui a Sorengo, cioè è nata a Sorengo, noi adesso siamo in centro Lugano, la figlia di Michel. Bellina.
Sono belle tutte e due loro, eh. Vero? Sì, belle, belle. Sono molto belle tutte e due. Tanta roba. Approfittiamone per mandare un saluto anche ad Aurora, visto che abbiamo parlato solo della mamma finora. Ciao Aurora. Ciao Aurora. Stasera andiamo a provare la braceria elvetica. Andiamo a mangiare l'hamburger. Sì. Con carni svizzere, ovviamente. Adesso l'abbiamo visto per caso, stavamo guardando che c'è questa vietta in cui c'è il mercatino dell'usato e noi ci compreremo qualcosa, come in ogni città dove andiamo, un piccolo ricordo poi da tenere in studio. L'abbiamo fatta, abbiamo scelto. Finiranno sulla parete del nostro studio. Stiamo uscendo e un attimo sto riprendendo. Cosa urli? Cosa urli? Cosa stai riprendendo? La Banca della Svizzera Italiana. La Banca della Svizzera Italiana. Sai che è un edificio barocco questo? Con dei richiami all'architettura lombarda. È famoso questo edificio. Bello, tutto in mattoni. Tutto in mattoni. Adesso stiamo andando verso Parco Ciani, che è quello lì in fondo che si vede, dove ci sono anche le spiagge, in estate la gente fa proprio il bagno. E quando siamo lì vi racconto due cosine su Parco Ciani, che ci sono delle cose interessanti. Quello lì, quella lì anzi, è Villa Ciani, che dà il nome anche al parco. Che è un edificio del 1840, se non ricordo male, che ospita ancora oggi eventi, mostre. E lì di fronte, adesso vi porto a vederlo, c'è il cancello sul lago, che ha una storia molto simpatica. Andiamo a vederlo. Dove? Qua, proprio qua davanti. Questo qui alle mie spalle è il cancello sul lago, che è uno dei punti più fotografati dai turisti che vengono a visitare Lugano, qui all'interno di Parco Ciani. È un cancello del Settecento, che è stato salvato da una demolizione qui a Mendrisio, quindi qui vicino, nel Novecento, acquistato da un privato, che poi a metà del Novecento lo ha a sua volta rivenduto al comune di Lugano per essere messo qui, essere esposto per dividere praticamente idealmente il parco dal lago che sta al di là. Come vedete c'è solo il cancello, ma nessuna cancellata intorno. E pensate che è un parco di 63.000 metri quadri che ospita specie di alberi e vegetali provenienti da tutto il mondo. Ma chissà quelli che lo guardano, che parla da solo o il cellulare, cosa pensano? Io vi spiego le cose e dietro mi prendono in giro, capito? Tutti molto, molto rilassati. Rilassati, molto carini, molto educati. È una città educata, ecco. Sì, è vero. Chiudiamo la nostra chiacchierata su Michel Hunziker con qualche curiosità. Allora, dal 1998 al 2020, oltre che lavorare per la televisione italiana, ha condotto diversi programmi per la TV tedesca e uno per la TV svizzera. I film al cinema in cui ha recitato sono 9 e 4 le serie televisive. Nel 2006, non tutti sanno, che ha provato anche la carriera musicale. Infatti è uscito un disco destinato al mercato tedesco, austriaco e svizzero,
e nel 2005 e nel 2007 ha recitato teatro come protagonista di due musical, Tutti insieme appassionatamente e Cabaret. Una cosa che ha dichiarato apertamente Michelle è che non sopporta le bugie. Siamo venuti a godere il panorama. Adesso andiamo giù. Per questa sera abbiamo scelto la braceria elvetica. Siamo in Piazza della Riforma, noi stiamo andando a cena. Però volevo dirvi due cose, perché Piazza della Riforma è considerata un po' il salotto di Lugano. Infatti tutta la zona che circonda la piazza è zona di locali. E poi, soprattutto, quello che compare adesso alle mie spalle è il palazzo del municipio. Il municipio della città, che è un palazzo neoclassico di metà 800. Buonasera. Buonasera. Ma... Si sa dove è la braceria elvetica? Salve, no, in realtà no, però sto cercando anch'io. Cerchiamo. Cerchiamo insieme? Cerchiamo insieme. Buonasera. Buonasera. Buonasera, ciao. È buonissimo. Buonissimo, la carne poi è fatta con questo taglio sottile, meravigliosa, ma è la salsa tartara che gli dà un sapore impressionante. La cipolla quasi non si sente, però non è particolarmente. Si scioglie in bocca sta carne. È meravigliosa. Oh, dai, io sono pieno. Come sì. Cosa ne pensi di questa cena con l'hamburger? Pronto? Ehi. Vabbè, sì, allora fatti i fatti tuoi. Sì, Lugano. Sì, cena alla braceria sì, svizzera. Hamburger, niente male per una cena serale senza troppo impegno Lugano, merita. Sì, te la consiglio di brutto. Sì. Buona, guarda, hamburger carne di livello superiore. Ehi, una cosa easy, ci sta. Ok. Allora ci aggiorniamo. Ciao. Volevi? No, niente. Tranquillo. Che stai riprendendo, scusa? Niente. Quante volte l'abbiamo già fatta sta strada? 8, 9. Aspetta. Sì? Quasi facevo. Sì, ciao. Allora non calcolarmi. No, sì, cena Lugano. Sì, con l'hamburger. Sì, ciao. Dicevi? No, niente. Che babbo. Bye.